Se volete divertirvi alla luce del sole con un'auto di gran carattere, allora siete il tipo ideale per una Beach Cruiser, la Chevy Corvair del 63. Una Corvair? È bella davvero? Sì. Va bene, mi piace. Uno stile mozzafiato, la prima americana con motore posteriore raffreddato ad aria. Un'auto unica e attraente. Guarda quanto è piccola, è compatta. Sì, hai ragione. Quello che è meno attraente sono alcuni problemini alle sue discutibili sospensioni. Diciamo che è leggendaria per le ragioni sbagliate. Vista la sua cattiva fama, sarà molto difficile venderla. Se Ed farà le sue magie con tutti i problemi che incontrerà... Ah, guardate un po'. E se io riuscirò a ridarle l'aspetto originale, è incredibile! Scommetto che faranno la fila sulla spiaggia per aggiudicarsi questa fetta di nostalgia targata anni 60. Buona fortuna! Ne ho bisogno. Sì, avanti così, avanti. Bene, grazie Jim, ci vediamo. Ed, come va, amico? Non c'è male, sto cercando di resuscitare un piccolo vuoto. Davvero? Sì. Sei indaffarato. Molto, in effetti. Oh, bene. Mi sono dato da fare anch'io. Sei andato a fare shopping? Sì, ho comprato una cosina per noi, credo che ti piacerà. Meglio che non sia un restauro completo. Beh, potrebbe aver bisogno di un po' più della solita lucidatina, già. Che cosa mi hai portato? Io so che tu hai mente e cuore aperti e... se ti giri lentamente... Una Corvair. È bella davvero, sì. Va bene, mi piace, è messa bene. Visto? Quanto l'hai pagata? $2,000, che è un ottimo prezzo. Beh, hai fatto bene perché sembra che ne valga giusto un migliaio. Oh, calmo! È una classica, guardala! Sì, ma guardala, ha ammaccature dappertutto, ha il cofano arrugginito. Va riverniciata e il tettuccio ha evidentemente bisogno di qualche lavoro. Non è un problema, Ed, fidati, è una macchina come si deve. Beh sì, no, lo è, ma la cosa che davvero mi preoccupa è che è un'auto con una reputazione. Diciamo che è leggendaria per le ragioni sbagliate. Sì, ma quelle voci sono soltanto sciocchezze. Ti riferisci alla storia che non sia sicuro guidarla a qualsiasi velocità. Non ha niente che non va, non è meno sicura di qualsiasi altra auto. Lo so, io stesso sono appassionato di queste auto, la geometria. La geometria delle sospensioni è facile da sistemare. La cosa che aveva confuso tutti all'epoca era la pressione delle gomme, inferiore davanti rispetto a dietro. Ma la cosa che mi preoccupa è il fatto che, vista la sua cattiva fama, sarà difficile venderla. Ah, non preoccuparti di questo. Preoccupati di sistemarla, io penserò a trovare un compratore. Vieni. D'accordo. Visto che sei un amante dei motori raffreddati ad aria, guarda. Una vera bellezza, ovviamente questo è il cuore del veicolo. Sono davvero magnifici, amo quanto siano piccoli e compatti. E funziona tutto? Sì, e la buona notizia è che il motore si accende. L'ho acceso con le mie mani. Bene, allora possiamo sentirlo? Meglio di no, perché c'è del carburante vecchio e puzzolente. La batteria è morta, ci vorranno secoli. Fidati, il motore va. E l'altra buona notizia è che, uscite di fabbrica, erano macchine con 95 cavalli, ma ho controllato il numero del motore. A quanto pare è un motore da 2,7 litri, il che equivale a un'erogazione di circa 140 cavalli. O almeno lo sarà una volta che avrai finito. Quello che mi preoccupa sono gli interni. Sì, lo vedo. È un gran problema. Caspita, guarda il cruscotto, il volante, i pannelli, i sedili davanti e quelli dietro. E questo grosso strappo. Va riverniciata e bisognerà chiaramente sistemare le sospensioni, far camminare il motore. Voglio dire, c'è qualcos'altro? Sì, voglio guadagnarci. Credo che alla fine di tutto potremo venderla per circa, non so, $12,000. Quindi ne ho 10,000, perché costerà $10,000 sistemarla e vorresti guadagnarci? Sì, ti prego, e dai, forza, su di morale, mettiamola sulla rampa. D'accordo. Te l'assicuro, si è accesa. È successo. Beh, dovrò farlo girare come si deve, ma tu non devi andare a comprare qualcosa. Ho un sacco di acquisti da fare. Intanto ti ho già preso la batteria, ma ci sono un sacco di altre cose che posso procurarmi. Sì, direi. E per quanto tempo è rimasta ferma? Un sacco di tempo, non so quanto, ma troppo. E buona fortuna. Grazie, ne ho bisogno. Ho sostituito tutto il vecchio carburante con quello nuovo. Perciò posso cambiare la batteria. Forse non è questo. Diamo un'occhiata. Bene, sappiamo di avere carburante nuovo, ma forse non abbiamo una scintilla. Ora, questo geniale apparecchietto qui ha una lampadina e quello che adesso farò sarà inserirla tra la spirale e il cavo principale. Di conseguenza, se c'è la scintilla, la luce si accenderà. Ah, guardate qua!
Allora, se avete una buona scintilla e del carburante nuovo, ma ancora non si accende, è ovvio che il carburante non arriva al motore. E in effetti non sento odore di carburante fresco nel carburatore, perciò potrei dargli un aiutino, un goccio di liquido su ciascun carburatore nella speranza che si accenda. Bene, fantastico, gira davvero. Mike ha detto la verità e ha anche un bel suono, robusto, direi. Ma ora dobbiamo esaminarla sotto. Guardate, una curvatura assurda dovuta all'assale a oscillazione della sospensione. Questa è all'origine della cattiva reputazione o pessima fama di quest'auto, ma si risolve. Ora la cosa che mi interessa davvero sono le condizioni del motore. Come vedete, è completamente coperto di olio. Ora sono due i punti principali da cui può arrivare. Uno può essere la guarnizione attorno alla coppa, ma all'interno ci sono i tubi dell'asta di spinta e, naturalmente, essendo raffreddato ad aria, è leggermente più caldo di uno raffreddato ad acqua. Alcune di queste guarnizioni tendono a rovinarsi e, ovviamente, si verificano perdite d'olio. Guardando meglio all'interno possiamo vedere come proprio lì sopra ci sono tre cilindri raffreddati ad aria con queste alette di raffreddamento. E al di sotto avete questi sei tubicini. Tre di essi, almeno, sono completamente coperti d'olio. Questo vuol dire che le guarnizioni sono andate, vanno sostituite tutte, perché ovviamente le altre possono rovinarsi. Abbiamo cercato e trovato una beach cruiser che avesse una classica linea anni 60 e un prezzo ragionevole. Una Chevy Corvette del 63. Ci è costata poco, ma c'era un perché. Aveva bisogno del nostro aiuto. L'ho acceso con le mie mani. Possiamo sentirlo? Meglio di no. Ed ha sistemato le perdite dal motore e si è occupato delle sospensioni balorde, mentre io ho procurato non solo degli interni nuovi di zecca, ma ogni singolo pezzo che ci mancava. Mi sembra Natale! Mettete tutto assieme ed eccovi la numero uno delle Beach Cruiser. Ci è costata poco, $2,000, ma quanto è costato riportarla in vita? Bloccare le perdite d'olio, $295. Interni nuovi, $1,500. Riverniciatura completa, $2,700. Aggiornamento delle sospensioni, $200. Apri portiera personalizzati, $550. In aggiunta abbiamo un nuovo tettuccio apribile per $1,500. Nuove ruote e gomme $1,300. Sabbiatura delle parti in stagno $600. Cablaggio completo $700. Per un totale pari a $11,345. Appena sotto le 8.000 sterline per 47 ore di manodopera. Un sacco di lavoro, ma dov'è la spiaggia? Sai, quando abbiamo iniziato questo viaggio, volevo creare un'auto che fosse emozionante sia per andare che per stare sulla spiaggia. E devo dire, Ed, che ce l'hai fatta. Bravo! Perché stai andando così forte? Perché è tardi da almeno 15 minuti. Ho organizzato un incontro con un possibile acquirente. Sta venendo in spiaggia per vedere la macchina. Voglio dire, dove altro potresti vendere una macchina simile? Beh, ci è voluto una gran quantità di lavoro, onestamente. Prima di tutto il motore non perde più olio, il che è magnifico. E anche i due carburatori ora sono di nuovo al loro posto, perciò da due sono diventati quattro. Di più è meglio. Lascia che te lo dica, perché la risposta dell'acceleratore è molto, molto briosa su questa macchina. Adoro il suono un po' decadente che si lascia dietro borbottando. Si guida benissimo, la prendi e vai. E guarda anche il cambio, è come tenere in mano una palla da biliardo. I dettagli di quest'auto sono azzeccatissimi, sì.